Non poteva mancare dagli appuntamenti di Non a voce sola un personaggio travolgente come la scrittrice Lidia Ravera, ospite ad Ancona nella corte della mole vanvitelliana della terza tappa della rassegna per presentare il suo ultimo libro Piccoli Uomini. Io penso che qualsiasi momento di riflessione sulla condizione femminile, quando le donne sono sotto attacco culturale, come è successo da alcuni anni in questo paese, sia fondamentale. Vedo anche la soddisfazione delle donne presenti all'incontro. Vedevo proprio che erano contente di sentir dire delle cose che anche loro pensano, perché già dicendole ci consoliamo e ci si avvicina a questo gigantesco adesso basta, che scoppierà l'anno prossimo e che veramente le donne hanno fatto molti passi avanti. È ora che la società nel suo complesso incominci a riconoscerlo, se no si crea proprio una discrepanza troppo grande tra quello che una donna percepisce di sé e quello che viene mostrato delle donne, delle galline, delle cretine, delle donne occupate solo dal proprio corpo e dall'incarnare più o meno perfettamente l'ideale erotico di un vecchio. Non è una bella cosa. La mole vanvitelliana è stata la cornice perfetta per l'incontro tra il pubblico anconetano e Lidia Ravera, che per 2 ore ha saputo mantenere alta l'attenzione del pubblico parlando di politica e donne nello spazio pubblico e privato, lanciando anche qualche sfida ai presenti e scatenando non pochi applausi.